con la prima. Quanto gli danno? 6-7 mesi a esagerare? Dove li fanno? A casa, se ce l'hanno, se no a spasso. Perché? Perché non esiste che uno sconta 7 mesi di reclusione. Prima volta c'è la condizionale, se conta pure, spesso, e comunque in ogni caso per scontare le pene bisogna superare i 3 anni. L'interesse qual è? Adesso io dico l'interesse qual è. Con una piccola postilla ancora, che nel frattempo, mentre tu fai il primo, il secondo, il terzo grado, alla fine arrivi finalmente con un bel foglio di carta con scritto che Mohamed è condannato a 6 mesi, perché è entrato clandestinamente in Italia, a chi glielo dai quel foglio? All'avvocato, perché visto che lo paghiamo noi, lui è sempre lì. Ma Mohamed non c'è mica più dopo 8 anni, a meno che non sia un tale demente che segue minuziosamente le sue udienze, va a ritirarsi la sentenza di condanna. Ma se anche va a ritirare la sentenza di condanna, gli dicono: bene, lei deve fare 6 mesi di carcere. Ma davvero? No, per finta. In Italia solo sopra i 3 anni si fa il carcere. E dove devo andare? Ma dove le pare? Dice: ma noi li espelliamo. Hanno detto: li espelliamo. Voi lo sapete come funzionano le espulsioni? Non funzionano. Gli dai il foglio di via, quello non va via. Lo riprendi dopo un po' che non è andato via e gli dici: perché non sei andato via? E lui dice: perché non ho i soldi per pagarmi l'aereo. Allora le questure devono tirar fuori i soldi per pagare un volo. Non li hanno. Mettiamo che li trovino, scaricano finalmente questo qua sull'aereo mentre sale la scaletta. C'è il funzionario del paese dove sta arrivando l'aereo, il quale dice: dimostrate che questo signore proviene dal nostro paese, perché se non ce lo dimostrate noi non lo vogliamo. Dice: ma si vede che è tunisino, ma potrebbe essere l'altro. Dice: ma lui dice, ma chi se ne frega, dimostratelo. Allora andiamo a intasare il centro di permanenza, che prima si chiamava temporaneo, adesso lo portano a quasi 2 anni, quindi non si chiama più CPT, si chiama CEI, come la conferenza episcopale, un po' più suave. In attesa di identificazione, cosa identifichi? Puoi soltanto dargli un nome di fantasia e poi sperare che la banca centrale del Ministero dell'Interno, con le impronte, funzioni, che si decida finalmente di prendere le impronte a tutti, italiani e stranieri, di associare quel nome a quell'impronta in modo che da quel momento in poi tassativamente quello si chiama come gli hai detto lo chiama. Dopodiché da dove arrivi è sempre un problema appurarlo. Quindi noi stiamo parlando di una cosa che è tutta finta, da cima a fondo. Non c'è niente di vero. Quando sentite parlare di espulsioni, non è vero. Quando sentite parlare di arresti, non è vero. Quando sentite parlare della direttissima, non è vero. Quando sentite parlare gli hanno dato 6 mesi di carcere, non è vero. Non è vero niente. Quando sentite parlare di reato di immigrazione clandestina, non è vero, non c'è. C'è quello di ingresso, che è una roba diversa, difficilissima da provare e comunque non sanzionabile. La signora dice giustamente: allora perché lo fanno? Perché devono gettare del fumo in mezzo alla gente, perché chiede sicurezza, e c'è tantissima gente che è convinta che questo pacchetto sicurezza ci rende tutti più sicuri. Gaspar l'altra sera in televisione dice: ma noi lo facciamo per mandare un segnale. E il giudice Vitti gli ha detto: bravi, andate il segnale esattamente opposto, cioè fate una cosa che non serve, la gente adesso vi crede, tra qualche mese vedrà che non è cambiato niente e non vi crederà più, quindi aumenterà il senso di insicurezza, perché la gente dirà: ma se nemmeno il pacchetto sicurezza produce sicurezza, allora siamo rovinati. Allora tirano fuori davvero i fucili e le forche. Cioè tu devi fare delle cose che servano, non delle cose che suonano bene. C'è qualcosa che si può fare? Assolutamente sì. Tanto fare degli accordi con i paesi da cui provengono, in modo che non oppongano resistenza alle espulsioni, in modo che evitino anche di mandarcene troppi. In secondo luogo, bisogna rendere serio il sistema penale in Italia. Perché? Perché non è mica obbligatorio che gli immigrati che vogliono delinquere si fermino tutti in Italia. Non sono loro che decidono dove andare. Spesso sbarcano da noi o in Spagna perché siamo le due teste di ponte dell'Europa nel Mediterraneo. Ma se poi scoprono che non gli conviene restare qua perché siamo rigorosi, vanno da un'altra parte, quelli che vogliono delinquere.
quelli che vogliono lavorare, ovviamente bisogna fargli capire che invece noi vogliamo che vengano a lavorare perché ci servono. Quindi una legge intelligente che cosa fa? Disincentiva quelli che vogliono fermarsi in Italia per delinquere e incentiva quelli che vogliono venire in Italia a lavorare. E cosa fa invece la nostra legge sull'immigrazione? Abbiamo delle leggi fantastiche, che però dipendono proprio dalle persone che le fanno, dal livello di cultura e di competenza giuridica delle persone che fanno e poi dagli interessi delle persone che le fanno. Gaspari l'altra sera a Exit, quando Tinti gli ha spiegato che il reato di clandestinità non esiste, e quello che loro hanno inserito, cioè l'ingresso clandestino, non serve, Gaspari lo guardava con un'aria smarrita, no? Poi a un certo punto si è ridestato da questa catalessi che lo aveva colto e ha detto: ma noi veniamo qui ai dibattiti per imparare. Prima fa le leggi, poi va al dibattito e impara che fa una cazzata. Infatti il giudice Tinti gli ha detto: ma forse a volte date un fuoco di telefono prima, lo spieghiamo e vediamo un sacco di casino, perché adesso abbiamo l'ONU, l'Unione Europea, la Spagna, il Vaticano, tutti contro, perché ci hanno creduto che noi facciamo il reato di clandestinità, tra l'altro. Ma ci hanno creduto quelli che non l'hanno scritto, figuratevi gli altri. Tant'è che Berlusconi il giorno dopo ha detto: no, ma è reato di clandestinità, ma quando mai? Anzi, è una roba medievale. Tutti gli altri hanno detto: ma come, l'abbiamo scritto nel disegno di legge che hai firmato tu, lui non lo sa che non c'è il reato, come non lo sanno quelli che gli hanno chiesto di smentire. E lui ha smentito e ha detto: ma io parlavo a titolo personale, ma sei un passante, sono il presidente del consiglio che ha firmato il disegno di legge, parlavo così a titolo personale al padre. Il problema è che alla fine di tutta la fiera finalmente qualcuno lo scoprirà che non c'è sto reato, e quindi è un mese che parliamo di nulla. Mi raccomando l'opposizione, no? Che invece di dire: ma scusate, ma siete impazziti, state annunciando un reato che non avete nemmeno scritto, prima scrivetelo e poi ne parliamo. Invece no, loro gliela danno buona, anzi gli dicono: una legge fascista. Così con tutti i fascisti che ci sono in giro latenti o dichiarati gli fanno fare pure bella figura. Cioè, dov'è però ha fatto una legge fascista, torna l'ordine finalmente, ma quando mai? Ma quando mai? Ma manco quello, le facessero ste leggi fasciste, il fatto che non fanno manco quelle, non sanno scrivere oltre a non sapere leggere, come pare evidente dal caso di Berlusconi, firmata ma non ha capito. Cosa fa la legge italiana agli immigrati? Fa il contrario di quello che dovrebbe fare, cioè incentiva quelli che vogliono venire in Italia a delinquere e disincentiva quelli che vogliono venire in Italia a lavorare, che è proprio il contrario di quello che bisognerebbe fare. E noi abbiamo una sovrapposizione di due normative, una è la turco-napolitano, l'altra è la Bossi-Fini, si mettono sempre in coppia perché di solito hanno un neurone a testa e quindi fanno queste joint venture di cervelli che arrivano a tutto il mondo. La turco-napolitano è rimasta leggendaria perché ha istituito il reato di mancata esibizione del documento senza giustificato motivo, con arresto obbligatorio. Cioè, il poliziotto che prende l'immigrato che non esibisce il documento senza giustificato motivo lo deve arrestare per forza, non è facoltativo, lo deve. Quindi arresti di massa di gente che non aveva i documenti, portati davanti al giudice, il giudice gli dice: lei non ha esibito il documento? Sì. Aveva un giustificato motivo? Sì. Quale? Non ho il documento. Abbiamo arrestati a migliaia per assolvere a migliaia. Era obbligatorio arrestarli, ma era anche obbligatorio assolvere. È venuta la Corte Costituzionale, ha detto: forse non è il caso di continuare a arrestare gente inutilmente, che poi ci tocca pure a risarcirli per l'ingiusta detenzione. Un paese di dementi. A questa legge turco-napolitano se n'è aggiunta un'altra, che è la Bossi-Fini, che ha recepito il peggio della turco-napolitano e ha aggiunto alcune amenità. Per esempio, le nuove regole per chi vuole lavorare.
Vuoi venire a lavorare in Italia? Cerchi un lavoro? Sì, bene. Ce l'hai un lavoro? No, allora non puoi venire. Vengo apposta per cercarlo. No, mi dispiace. Se uno cerca lavoro in Italia deve già averlo. Ma se uno ce l'ha già, perché mai lo dovrebbe cercare? Guardate che ci vorrebbe il onesto, non è sempre il teatro dell'assurdo, è la legge positiva, così è. Cioè voi mettetevi nei panni di uno che cerca lavoro in Italia, straniero, mettiamo uno che viene dalla Mongolia, deve farsi assumere a distanza, senza mai poter incontrare il suo datore di lavoro. Quando lo incontra deve già avere il contratto. Quindi telefona, fa dei numeri a caso dalla Mongolia, sul conto fisso dell'Italia, e chi che vuole fare il badante, ha sentito che i badanti li trattano meglio, decide di fare il badante, quindi cerca delle famiglie che hanno più un badante, fa dei numeri, chiamano dalla Mongolia, anche con una lingua strana, no? Difficilmente comprensibile, quando ne trova qualcuno che capisce il modo, soprattutto che ha bisogno di un badante, quell'altro gli dirà: scusi, ma lei come può pensare di venire a fare il badante di mia madre non autosufficiente se non l'ho mai vista in faccia? Metta che lei somiglia un po' a Jack lo Squartatore, per dire che sarà più brava persona del mondo, ma io non mi fido. Vorrei vederla fare un colloquio, dice: non si può. Lei mi deve assumere sulla fiducia, perché io quando vengo devo già avere il contratto, se no mi chiedono se ce l'ho già, io non ce l'ho e mi cacciano. E quello gli dirà: ma lei è mongolo, l'altro dirà: ma è mongolo, si è mongolo. Quindi il nostro che cosa deve fare? Deve prendere dalla Mongolia, venire qua di soppiatto, clandestinamente, sperando di non farsi peccare. Cercarsi la famiglia che ha bisogno del badante, sperare di avere una faccia abbastanza rassicurante che gli facciano il contratto, dopodiché fermi tutti, deve ripartire per la Mongolia, sempre clandestinamente, perché deve fare tutte le pratiche dalla Mongolia all'Italia, che è una cosa comodissima anche se ci pensate. Passano i mesi, quello aspetta il badante, quell'altro aspetta i documenti, perde un sacco di mesi di stipendio, si rode il fegato, se è furbo va a cercare lavoro in un altro paese, se è proprio tignoso e gli piace l'Italia, insiste e alla fine rientra mesi dopo in Italia, finalmente da regolare, facendo finta che è la prima volta, cerca ben posto, mai visto, va dal suo datore di lavoro fingendo di non conoscerlo, e comincia a lavorare. Voi capite che uno solo di biglietti aerei o cose, metti che arrivi dal Brasile o da posti appunto lontani, non può fare. Può fare al massimo se arrivi dalla Croazia, dalla Slovenia o dalla Francia, che senso ha? No? Quindi noi i lavoratori li sistemiamo così. E diciamo: andate altrove perché qui è impossibile. O hai delle conoscenze di connazionali che sono già qua e garantiscono per te, o sei spacciato. Viceversa, al delinquente che trattamento riserviamo? Spettacolare. Nel momento in cui mettetevi nei panni di un albanese che vive in un paese dove c'è ancora un po' di tortura, un po' delle carceri fanno più schifo delle nostre, ci sono delle sanzioni pesantissime, gli immigrati in Italia vengono da paesi che spesso hanno la pena di morte oltre alla tortura. Quindi se uno vuole fare il rapinatore e non finire sul patibolo, deve venire in Europa. All'interno dell'Europa sceglie qual è il paese dove il rischio è minore, ovviamente. Quindi va a vedere qual è il paese più rigoroso e meno rigoroso. E come sceglie? Parlando con dei connazionali e guardando la televisione. Mettete che incappi nelle scene dell'indulto di due stati fa. E uno si sintonizza lì che sta vedendo Francia, Germania, Spagna, eccetera, c'è qua arriva l'Italia e dice: scarcerate 40.000 persone perché le carceri erano in overbooking e quindi hanno deciso di aprire le porte e far uscire le eccedenze. Cos'è lo scherzo? La fiction. Dice: ma è proprio vero che in Italia li mettono fuori ogni volta che raggiungono? Sì, fanno sempre così. Ma è la prima volta? No, ogni 3 anni.
tra l'altro a intervalli regolari, o farsi prendere a intervalli regolari e si è sicuri di beneficiare di tutti gli indulti e di tutte le amnistie. Quindi quello dove deve andare, scusate, in Francia, in Germania o in Spagna. L'altro giorno hanno preso uno che rubava in un supermercato a Milano. Hanno arrestato, parlava francese, prendo l'interprete, lo interrogano, mi chiedono da quale colonia arrivassi, dice no, da quale colonia, arrivo da Parigi. E ha detto, scusi, lei di Parigi viene a rapinare i supermercati a Milano? Dice, certo, nel mio paese mi rovinano. Quindi noi cosa facciamo con queste leggi? Importiamo criminalità ed esportiamo cervelli e braccia. Questa è l'astuzia del nostro legislatore. È un miscuglio quindi di conflitti di interessi di chi non può, per ragioni sue, far funzionare la giustizia e di chi non sa letteralmente quello che fa e di chi, approfittando dei mezzi televisivi e mediatici, ha deciso di prendere per i fondelli la gente. Il prossimo è che vuole espellere le prostitute, no? Immaginatevi alla RAI e a Mediaset, il Parlamento, cioè fuggi generale. Non so se avete presente Gigi Verdone, no? Dove c'è quel simpatico incontro tra un professore e un onorevole che battono il raccordo anulare e esaminano la mercanzia. Cioè il problema per loro non è che ci sono i clienti che le vanno a cercare, vogliono espellere le prostitute, saranno delle fughe di massa dall'Italia. Cioè, per la prima volta le espulsioni saranno doppie, perché ogni prostituta si porterà dietro 40 clienti, ma questo problema non viene affrontato, no? Perché bisogna buttare fumo negli occhi, effetto placebo, dato che non si vuole risolvere il problema nelle sue vere cause, si butta un po' di effetto placebo negli occhi della gente finché dura. Questo è il risultato. Naturalmente noi viviamo sempre peggio, rimangiamo per l'ennesima volta i problemi che pensavamo di aver risolto 15 pacchetti sicurezza fa, quando ci avevano spiegato che c'era anche questa emergenza Barboni e lavavetri. Un anno fa eravamo bloccati da questo dramma dei lavavetri. C'era Firenze che non poteva più vivere perché aveva dei lavavetri. Si decise di arrestare i lavavetri, tutto finto naturalmente, non è mai entrato in carcere un solo lavavetri, però l'ordinanza fece fare carriera all'assessore Cioni, che tutti ricordano perché era il castigamanti dei lavavetri. Andiamo avanti così noi andiamo avanti così e non risolviamo mai niente. Ecco perché noi abbiamo cercato di raccontare chi sono le persone che dovrebbero risolvere i problemi e per quale motivo quelle persone non li possono risolvere. Poi ci sono anche delle bravissime persone che stanno in Parlamento che, lasciate fare, farebbero, di solito non hanno molto potere, di solito gli danno il ministero, so che viene in mente Giorgia Meloni, che conosco, è bravissima, le danno il ministero delle politiche giovanili, i ministeri senza portafoglio, no? Cioè quelli bravi, invece la Brambilla, per esempio, turismo, cioè ministro della prima azienda italiana, turismo è la prima azienda italiana, chi l'ha data alla Brambilla? La Brambilla. Quando qualcuno ha detto, ma proprio la Brambilla, il turismo, hanno detto, voleva la salute. Da qualche parte da un momento l'abbia messa al turismo che non fa danni. Come non fa danni? Il turismo è la prima azienda del paese. 4 anni fa avevamo come sottosegretario al turismo l'onorevole Stefani della Lega. All'apertura della stagione turistica disse: i tedeschi sono dei bevitori di birra specializzati in gare di rutti. Era giugno, i tedeschi hanno cambiato le prenotazioni, invece di venire in Italia sono andati in Croazia. Stefani fu dimissionato da sottosegretario prima che facesse scappare anche tutto il resto dei turisti italiani, prima che dicesse qualcosa sugli inglesi o sugli americani. Questa volta l'hanno fatto presidente della commissione esteri. Cioè vedete che c'è proprio una scelta meritocratica nell'assegnazione dei posti. La Carfagna ha le pari opportunità, per esempio, anche lì è giusto, nel senso che se persino la Carfagna può fare il ministro, vuol dire che siamo un paese delle opportunità, perché c'è speranza per tutti, quindi è giusto che la Carfagna sia Calderoni. Calderoni è autore di una delle leggi più leggende, uno che
che ha chiamato porcata una legge che ha fatto lui. Quindi con cognizione di causa autobiografica, hanno fatto ministro della semplificazione legislativa. Non ci potevo credere, anche perché non c'era prima, gliel'hanno fatto apposta, cioè lo paghiamo perché non gli venga più in mente nessuna legge e ne cancelli anche qualcuna possibilmente fatta da lui medesimo, no? Brunetta, no? Questo capolavoro di diplomazia che abbiamo visto, hanno messo la funzione pubblica. L'altro giorno ha fatto la prima riunione sulla riforma del pubblico impiego che riguarda 3 milioni e mezzo di persone. Si sono seduti tutti, lui ha detto, gli statali sono dei fannulloni, la pubblica amministrazione è una palla al piede, la CGIL si è alzata e è andata via. La riunione è durata un quarto d'ora, è la riunione più rapida della storia delle riunioni sindacali, tra governo e sindacali. Cioè, noi mandiamo delle persone, saranno anche simpatico, mente simpatico, ma voglio dire, ma vi rendete conto di qual è il problema della pubblica amministrazione? Ma può essere affidato il problema della pubblica amministrazione a un Brunetta? Cioè, che cosa può risolvere uno che va avanti a slogan? Fannulloni, no? Licenziare i fannulloni, dopodiché fanno una votazione su caccia e pesca e vanno sotto, anche se hanno 120 voti maggioranza alla Camera, perché non vanno alla Camera. Perché c'è un tasso di assenteismo che fa impressione. Ai ministeri sono presenzialisti al confronto del Parlamento. Sono parlamentari che hanno il 99% di sedute disertate. Ci sono i pianisti che votano per 8 persone, ci sono scene la ocoontiche, gente che sembra piovere, no? Perché deve votare per 6 contemporaneamente, spuntano mani da ogni dove, no? Dove la sedia è vuota. C'è una guerra ai fannulloni. Sgarbi l'hanno fatto sottosegretario ai beni culturali, poi l'hanno fatto assessore alla cultura di Milano, adesso è consulente culturale di Alemanno. Ha una condanna definitiva in quanto ha truffato la sovrintendenza di Venezia perché in 2 anni di lavoro si è presentato in ufficio 2 giorni. Per il resto si inventava di avere il cimurro, è una malattia che può avere solo un cane, quindi dubito, ma neanche tanto, oppure dice che aveva il singhiozzo. Ma avete mai visto uno che non va a lavorare dal singhiozzo? Condannato a 6 mesi per truffa, cominciare a licenziare gli esgarmi. Dopodiché Brunetta potrà sedersi al tavolo dei sindacati dicendo: guarda, noi l'abbiamo licenziato, era dei nostri, 2 giorni, 2 anni. Invece quelli li promuovono. Con quale serietà puoi andare da un impiegato che gli lavori poco quando hai appena dato una consulenza, un assessorato, un sottosegretariato, un fannullone doc come l'ottimo sgarmi? Questo è il problema. Cioè, la maggioranza. Come? Signora, hanno la maggioranza, io non sto mica dicendo che non ce l'hanno, sto dicendo che fino a quando noi manderemo a rappresentarci persone di questo livello, noi ci possiamo scordare di vedere risolvere i nostri problemi. La domanda è: sarà poi vero che non li abbiamo votati? Io personalmente non ho potuto scegliere nessuno dei miei rappresentanti, credo anche voi. Mi sono ritrovato di fronte a... Concludo, se qualcuno mi presta il libro devo fare una citazione testuale, poi lo restituisco. Qualcuno già grazie. Abbiamo pubblicato 2 o 3 interviste delle Iene. Prendi anche appunti. 2 o 3 interviste delle Iene nelle quali si testa un po' il livello culturale medio del Parlamento italiano. Vi faccio solo 2 esempi, poi chiudiamo così. Stiamo parlando di cose un po' tristi, ci divertiamo. Chi è Nelson Mandela? Francesco De Luca, DC per le autonomie. Non sono molto informato. Maria Ida Germontani, Alleanza Nazionale. Questa non lo sa, ma parla comunque, come a scuola, no? Quando uno non aveva studiato, però dice: vedi mai che parlando la maestra apprezza, no? Milano Camperlaia, questo è Maria Ida Germontani di AN. Chi è Nelson Mandela? Risponde: ci sono diverse opinioni sulla sua figura. Ecco, lì si parla. Chi dice che sia un pasticcere, chi dice un pazzista, un violinista, parli comunque.
lei non si sbilancia. Non dice qual è. Francesco Paolo Lucchese dell'UDC. Questo crede di sapere, invece. C'è poi la categoria di quelli che non sanno di ignorare, sono i migliori perché vanno a botta sicura e sbagliano, dice il presidente sudamericano. Gli fanno notare che Sud America non è uno stato, quindi non ha un presidente. Allora dice brasiliano, dice no, guardi, ha sbagliato continente. Dice Sudafrica, quello gli dice sì, e lui dice scusi il Copsus. Mi hanno spiegato, sono stato nel suo collegio elettorale, che è un medico, quindi il latino non c'è bene. A questo punto si lancia in un piccolo bignami della vita di Mandela, in poche parole, e riesce a dire: Mandela ha combattuto per l'apartheid, per il diritto di separazione tra bianchi e neri. 40 anni di galera, giustamente, perché si pensava fosse contro, invece era per la separazione, era allora giudiziario, altro che il caso Tortora, il caso Mandela. 40 anni di galera in vano, una vita inutile. Che cos'è e dov'è Guantanamo? Leonardo Martinello dell'UPC, che ha votato per mandare i nostri soldati prima in Iraq e poi in Afghanistan, prima in Afghanistan e poi in Iraq, risponde su Guantanamo. Mai sentito. A questo punto gli dicono, insomma, facciamo uno sforzo, non è possibile. Lui dice, ah, forse le carceri in Iraq o in Afghanistan. Afghanistan? C'è Afghanistan? Non riesce a pronunciare Afghanistan. Chi è, cos'è la Consob? Elisabetta Gardini di Forza Italia, non lo so cos'è la Consob, ma l'abbiamo sentita sempre. Che bello. Dov'è il Darfur? Pietro Squeglia della Margherita, mi rendo conto. Ti dico, vabbè, dov'è? Dice tutta la questione del Libano. No, Giuseppe Fini di Forza Italia invece è quello che crede di sapere. Qui vi prego di apprezzare, oltre al contenuto della risposta sul Darfur, che rispetto alla domanda è dov'è il Darfur, non cos'è, dov'è? Risponde, apprezzate anche la costruzione della frase, purtroppo la sintassi, purtroppo è una moda non italiana dove noi non dovremmo avere questo perché siamo un popolo dello stile, del buon mangiare, abituato a un certo stile di vita, invece purtroppo stiamo prendendo la velocità e così gli altri paesi. Sono cose fatte in fretta, cose velocissime, un modo di comportarsi per il mangiare. Purtroppo confonde il fast food. La povera Sabrina Nobile ripiega su una domanda veramente elementare: come si chiama il Papa? Sanno tutti anche i bambini piccoli. Ce ne due che riescono a sbagliare anche il Papa. Giuseppina Fasciani dell'Ulivo dice Giovanni Paolo VI, cioè terzo, quarto e quinto ci siamo fumati e siamo passati direttamente al sesto. Mentre una certa Giuseppina Castiello di Aene dice Papa Bonifacio, che era dai alla fine, quando è stata scoperta l'America, siamo proprio alle cose, mica qualcosa piacente. Luigi Vitali, Forza Italia, 1862. Maurizio Bertucci, Forza Italia, 1892-1682. Gennaro Colonnella di Aene, 17 secolo, 1700. Due cazzate in tre parole, non è il 17 secolo. Giuseppe Romere, Forza Italia, 1700. Qual è la data della rivoluzione francese? Rieco Colonnella, che dice 1500. Cioè, prima fanno la rivoluzione francese e poi due secoli dopo scoprono. Mario Palombo di Aene dice 800, 500, 400, no, 700, se ne cambia 4. Riccardo Minardo di Forza Italia, 1800, seconda metà, mentre si faceva l'Unità d'Italia si faceva anche la Rivoluzione Francese. Infine, ultima domanda, la fanno di nuovo a Lucchese, quello del Copsus, il medico.
e gli chiedono una cosa che attiene alle specificità del suo partito, perché questo è l'UDC, cioè il partito che dice quante volte si tromba, quante volte si prende la pillola, quali contraccettivi, quando, di che marca, a che ora, no? Voglio insegnare alle donne tutto quello che devono fare. Dovrebbero almeno sapere quanto dura la gravidanza delle donne, anche perché sei medico oltre che dell'UDC, attaccato ai valori della famiglia, della natalità, eccetera. Bene, quanto dura la gravidanza di una donna? Risposta: 10 settimane. Sabrina, no, mi aveva appena avuto un bambino, dice: ma a me 9 mesi, no? Allora questo entra nel pallone, ha come il sospetto di aver sbagliato, ma di grosso. Conta sulle dita di una mano e dice: dunque, una settimana sarebbe 28 giorni. Riconta e dice: i mesi sono 28. Voglio portare un'ambulanza, lo porto via, perché è arrivata la sua ora. Grazie e buona serata. Addio al nucleare è un incontro che si terrà mercoledì 11 giugno alle 21 presso la Gabella di Via Roma, sul fianco all'arco di Via Roma, e sarà presente Luca Lombroso, che penso voi tutti conosciate, famoso meteorologo, presente sempre alla trasmissione Che Tempo Che Fa. E poi ricordo anche 3 luglio l'appuntamento con Gerardo Colombo all'Arena Estiva. E ringrazio di nuovo Marco per essere stato qua con noi e vedremo, ci riuniremo, il consiglio si riunirà per vedere se invitarlo ancora. Da qualche mese facciamo con Peter Gomez e Pino Corria su un blog che si chiama Voglio Scendere, è diventato il 15° in Italia, quindi seguitelo se vi interessa.